Buongiorno, siamo qui per Villaggio Italia Group e siamo in visita a Cantina Villa Simone che oggi ci hanno ospitato per visitare il loro vigneto. E siamo qui con Sara e con Fulvia, rispettivamente la figlia e la moglie del titolare della cantina che a breve incontreremo. Allora, entriamo in questo stupendo vigneto e ci fanno da scorta le due gentili signore. Te Sara, dici un po'. Benvenuti. Grazie per l'accoglienza. Volevamo sapere un pochino di informazioni sulla vostra cantina, su com'è nata, da quanto esiste. Allora, la cantina qui a Frascati è aperta dall'82, quando mio zio e mio nonno, dopo aver aperto e gestito una cantina nelle Marche, si sono trasferiti a Roma per motivi di lavoro e diciamo che la loro passione per la coltivazione della vigna li ha riportati da un lavoro di enoteca a un lavoro di campagna, di vigna, che hanno deciso di aprire qui, ecco, Villa Simone, dove, ecco, mio papà ha studiato per diventare enologo e adesso la proprietà è sua e è gestita in toto da noi di famiglia, quindi lui sulla parte agricola, io sulla parte dell'accoglienza, lei commerciale e organizzativa e mia sorella che dà una mano con l'export e diciamo l'inglese. Ok, quindi c'è anche tua sorella Giulia, sì, che è un altro componente fondamentale insomma di questa azienda, poi sostanzialmente a conduzione familiare, sì, però non manca nulla, quindi diciamo che è una tradizione tramandata nel tempo da generazione in generazione. Sì. Ok, quindi so che tra un po' incontreremo anche tuo papà, che tra l'altro è anche l'enologo, sì, e noi stiamo percorrendo diciamo il viale che ci introduce alla vostra azienda, dove poi visiteremo anche il vostro vigneto e vedremo anche la parte interna, dove so che avete anche una barriccaia e una grotta dove, sì, tenete i vini ben custoditi e, esatto, ben curati. È il nostro piccolo tesoro. Fulvia, vuoi aggiungere qualcosa? Ma Sara è stata molto eloquente, la tradizione è una tradizione di famiglia, ci siamo appassionati tutti, Lorenzo è cresciuto in questa azienda perché aveva 10 anni quando l'hanno acquistata, per cui la sua passione nasce qui, poi l'ha portato in giro per l'Italia sia per lo studio che per lavoro e adesso siamo tornati, ormai sono 10 anni che siamo tornati a casa. Bene, perfetto, allora noi ci muoviamo verso l'entrata della cantina, ci vediamo dopo. Ed eccoci di nuovo qui, noi stiamo proseguendo la nostra visita qui a Cantina Villa Simone e finalmente è arrivato anche il proprietario, Lorenzo Costantini. Piacere. Buongiorno. Ciao. Innanzitutto grazie di averci ospitato, già ci hanno accolto in maniera egregia sua moglie e sua figlia e vedo che siamo in tempo di vendemmia perché con questo grappolo d'uva in mano e con uno degli operai che sta trasportando l'uva. Esatto. Che cosa ci dice in merito? Adesso siamo per entrare nel vigneto. Beh, quest'anno sicuramente è stata un'annata piuttosto asciutta, quindi ci ha garantito, diciamo, fino adesso, tempo permettendo, un'ottima raccolta. Stiamo iniziando le varietà per noi tardive, quindi la Malvasia di Candia, di cui qui abbiamo, diciamo, un grappolo, per poi, diciamo, concludere la vendemmia da qui a 15 giorni. Benissimo, quindi vogliamo vedere un, sì, attimino come si compone questo vigneto, prego. Eccoci qua. Adesso entriamo proprio nel vitigno. Tenda ad oggi di proprietà a oltre 20 ettari di vigneto, tutti nel comprensorio del Frascati. Uh-huh. Il comprensorio del Frascati è un'area vulcanica, appunto diciamo, dato origine appunto dal vulcano Laziale, che è un vulcano esplosivo, quindi che nelle sue esplosioni, perché ne ha avute diverse nel tempo, ha generato queste colline. Queste colline che hanno delle conformazioni e delle nature diverse e quindi ci permettono di fare, nell'ambito della stessa zona di produzione, produzioni diverse di diverso livello qualitativo proprio per la natura diversa del terreno. Anche l'altitudine nella nostra denominazione è piuttosto importante perché andiamo dai 100 metri sul livello del mare, che è la zona di Vermicino, fino ad arrivare a quasi 500 metri, che è la zona più alta rispetto, diciamo, sopra Frascati.
La fortuna dell'azienda è che nel tempo non è un corpo unico, quindi abbiamo vigneti un po' in tutte le latitudini altitudine della denominazione, quindi abbiamo dei vigneti a Vermicino appunto a 100 metri sul livello del mare, per arrivare al vigneto di Frascati, che abbiamo a Frascati, che è oltre 400 metri. Attualmente l'azienda diciamo che ha acquisito questi terreni nei vari anni, ha in corso un progetto di riqualificazione di tutti i vigneti, di cui siamo già oltre il 50%, per trasformare sia le forme di allevamento sia anche le qualità coltivate. In particolar modo questo è un vigneto nuovo di Malvasia del Lazio, che ovviamente è precoce rispetto alla Malvasia di Candia che stavate vedendo prima, quindi è già stato raccolto, quindi ci stiamo spostando tutto su questa varietà e su questa forma di allevamento. Questo perché la Malvasia del Lazio, o detta anche Malvasia puntinata, è la varietà storica unica di questo territorio. Le altre Malvasie di Candia, Trebbiano, Toscano, sono tutte varietà importate nei secoli in questa zona, perché era una zona vocata, quindi diciamo la zona ha recepito molte varietà di uva negli anni, e anche i disciplinari di produzione del Frascati la consentivano di coltivare queste varietà. Attualmente stiamo abbandonando appunto Malvasia di Candia e Trebbiano Toscano per concentrarsi sulla Malvasia del Lazio. È un processo lungo, perché un vigneto ha necessità di circa minimo 3 anni, per noi anche 4-5 per entrare in produzione, e quindi diciamo il risultato finale è questo tipo di vigneto. Vigneto ad alta densità, quindi 5.000 piante per ettaro, produzione basse per ceppo, intorno 2 kg per i vini DOC, 1,5 kg per i vini di OCG, quindi bassissime produzioni per ceppo, elevata qualità. Bene, quindi diciamo che il territorio si presta particolarmente, perché ha varie caratteristiche, in base a queste caratteristiche riuscite voi poi a gestire le diverse tipologie di uve e di conseguenza i vini che ne vengono fuori. Sì, sicuramente, questo è uno svantaggio in termini economici per la nostra azienda, perché avere diversi vigneti comporta maggiore lavoro, maggiore spostamento di mezzi e personale. Dal punto di vista enologico sicuramente è un grande vantaggio, perché ecco, annate diverse, i terreni essendo di natura diversa si comportano in maniera diversa, quindi diciamo c'è una salvaguardia nell'arco della stagione delle diverse tipologie. In linea generale comunque è una zona altamente vocata alla viticoltura, perché sono oltre 2000 anni che si coltiva vigno e uva in questa zona, a partire dagli antichi romani, e sia per le condizioni del terreno sia per le condizioni anche climatiche, quindi abbiamo sempre un flusso d'aria, una zona molto ventilata, che ci consente appunto di oltre maturare bene l'uva, ma più che altro poterla portare in cantina nelle migliori condizioni sanitarie possibili. Benissimo, noi ti ringraziamo per questa eccellente spiegazione. Grazie. E direi di proseguire con la visita a questo punto all'interno. Certo. Eccoci di nuovo qui con Lorenzo, siamo passati dall'esterno del vigneto e siamo entrati dentro Cantina Villa Simone, nello specifico nella grotta che accoglie, cura e custodisce i vini. Sì, questa è una grotta che è stata realizzata per conservare le bottiglie storiche, quindi dei vigneti e dei vini più pregiati ne conserviamo una parte da etichettare in questo ambiente, in modo da testarne effettivamente la potenzialità di evoluzione nel tempo e soprattutto la longevità del prodotto. Ovviamente la nostra azienda produce principalmente bianchi, ma la nostra famiglia viene da una tradizione di rossi, quindi oltre ai Frascati produciamo anche dei vini a base principalmente cesanese, che per tradizione appunto hanno una necessità minimo di 2-3 anni di invecchiamento. Per alcuni vini stiamo testando appunto a vedere fino a quando riescono a invecchiare. Questo perché, per farvi un esempio, quando sono nato io la mia famiglia ha messo da parte delle bottiglie che ho aperto quando mi sono sposato, quindi dopo 25 anni. Quindi c'è proprio questa volontà di continuare comunque a questa tradizione di produrre vini rossi di grande invecchiamento. In più i vini bianchi, come ho detto, anche Fironardi e altri vini che stiamo testando, stiamo valutando proprio fino a quanto possono durare e fino a quanto possono essere apprezzati dal pubblico in generale.
Bene, infatti vediamo questa atmosfera qui, ovviamente questo fresco che c'è, perché è la temperatura ideale per conservare, diciamo, queste bottiglie, anche un po' la polvere che è classica proprio di questi ambienti, sì, proprio è molto caratteristica. L'ambiente ideale perché oltre a mantenere una temperatura costante mantiene anche un'umidità piuttosto elevata, quindi il tappo che è, diciamo, quello che preserva il vino dalle ossidazioni si mantiene sempre umido e di conseguenza si mantiene, quindi dura molto più a lungo rispetto a un ambiente normale. Benissimo, noi proseguiamo con la nostra passeggiata nella grotta e tra poco arriveremo nella Barricaia. Lorenzo, siamo passati dalla grotta alla Barricaia. Spiegaci un po' che cos'è questo ambiente. Questo è l'ambiente dove i vini rossi affinano prima di andare in bottiglia. Quindi alcuni vini diciamo, vengono invecchiati per circa 6 mesi, altri per 2 anni. Quindi a seconda del vino, diciamo, la sua destinazione, il vino rimane in questo ambiente appunto dai 6 mesi ai 2 anni. In più, sempre in questo ambiente, invecchiamo anche il cannellino, che è il vino dolce di Frascati, questa DOCG che appunto stavo dicendo che è prodotta da pochissime persone in pochissime quantità, che proprio per le sue dimensioni talmente piccole lo produciamo, lo affiniamo in piccole botti di legno. Oh, ecco, poi so che periodicamente viene qui una persona a fare il processo per assaggiarlo e vedere a che punto sta. Sì, sicuramente non è una data, l'invecchiamento in botte non ha una regola fissa, non c'è una data. Bisogna sempre capire come evolve il vino di quell'annata e a volte i 6 mesi possono diventare 4, come possono diventare 8, e 2 anni a volte possono diventare anche 3 in alcune annate molto particolarmente felici. E noi qui vediamo che ci sono una serie di botti che stanno qui a riposare e stanno attendendo che, come si dice, l'uomo del monte gli dia ok. Sì. Diciamo, il mondo del vino è fatto sempre di scelte, dalla raccolta dell'uva fino al momento di decidere quando è il momento giusto per imbottigliare il prodotto. È un prodotto naturale e di conseguenza non c'è una ricetta esatta, quindi bisogna sempre stare diciamo accodarsi a quello che è la volontà della natura e assecondare quella che è l'evoluzione di ogni vino, perché ogni vino, ogni annata dà un prodotto diciamo diverso, perché le condizioni climatiche sono diverse, perché la piovosità è diversa, per tanti tanti fattori. E di conseguenza in cantina bisogna rispettare questa naturale, diciamo, questo dono che ci viene dato dalla natura e assecondarlo per ottenere il prodotto migliore per il risultato finale. E vedo che lo fate in maniera egregia. E comunque, che dirti, diciamo, abbiamo completato tutte le varie fasi del processo e noi a questo punto ti ringraziamo. Grazie e a vi voi. Lasciamo con lo sfondo di queste botti che riposano con il loro vino ben contenuto dentro. Ed eccoci di nuovo qui, siamo ormai al processo finale, quindi, come si dice, dal produttore direttamente al consumatore, quindi allo stappamento della bottiglia e alla degustazione, all'assaggio. E siamo qui adesso con la famiglia, manca solamente un membro, Gatto Sorella, che oggi non è potuto essere presente, però diciamo che è qui con noi. Allora, la parola all'enologo. Allora, l'azienda nei vari anni ha iniziato a produrre Frascati, attualmente ne produciamo tutte le tipologie previste dal disciplinare, un Frascati DOC, che diciamo, è stato il primo che abbiamo prodotto in questa azienda, e il Frascati superiore di OCG Villa dei Preti, che è fatto esclusivamente con i vigneti provenienti da sopra i 350 metri, quindi che hanno terreni di natura più basalti che tufacea rispetto agli altri, e il prodotto di punta, che è il vigneto Filonardi, che è fatto esclusivamente con un singolo vigneto, che è un vigneto che era in passato della famiglia Filonardi, che è una collina dietro questa cantina, ed è un vigneto particolarmente pregiato soprattutto perché ci consente di fare un vino di lunga persistenza e più che altro di grande longevità, e infatti l'abbiamo inserito come la nostra riserva della nostra produzione. Quindi il vigneto Filonardi, oltre ad essere un Frascati superiore, è anche una riserva. In più ci direttiamo nelle annate migliori a produrre il cannellino,
Cannellino di Frascati, che è una chicca ormai quasi in via di estinzione, e noi ne produciamo pochissime bottiglie nell'annate migliori. Quindi diciamo che il Filonardi è uno dei vostri vini di punta. Sì, sicuramente il vigneto più, diciamo, il vino più rappresentativo per l'azienda, in quanto è anche un cru, quindi a tutti gli effetti, più che altro perché è quello che riesce a invecchiare più di tutti, e quindi ci conserviamo anche delle annate storiche per far capire alla gente che questi terreni sono in grado di dare vini di grande longevità e di grande durata nel tempo. Allora Lorenzo, gentilmente degustaci questo vino e dici cosa ne pensi. Beh, adesso stiamo assaggiando il Frascati Superiore Villa dei Preti. Ripeto, è un vino che viene esclusivamente da vigneti di una certa altitudine. Sicuramente il profumo, oltre alle note floreali e fruttate che caratterizzano il Frascati, sono queste note minerali, quasi balsamiche, le note speziate che ricordano diciamo delle erbe aromatiche. E soprattutto al gusto, assaggiamolo. Questo vino si presenta con un'ottima acidità dovuta all'altitudine e alla composizione del suolo. Quello che accomuna poi tutti i Frascati, in questo in particolar modo perché la parte alta della denominazione è più ricca di minerali, è questa sapidità, questa mineralità in bocca che contraddistingue la nostra denominazione rispetto a tutte le altre. Bene. E in questo vino è molto molto marcata. Confermo che si sente esattamente tutto quello che sta dicendo. Allora io vorrei passare un attimino la parola a Fulvia. Allora, cosa ne pensi innanzitutto della tecnica e della conoscenza che possiede tuo marito e oltre alla passione che ci mette nel parlarne, perché si vede che è proprio passione la sua tramandata proprio di famiglia. So che invece tu curi più la parte commerciale, no? Sì, io dell'azienda. Non ho sicuramente le sue grandi doti né le sue grandi conoscenze, per cui mi occupo di quello che è un po' il rapporto con i clienti, le vendite, seguo le agenzie e cerco anche di capire e di riportare poi a lui quelle che sono le sensazioni, il polso che mi viene dai clienti stessi, per cui questo continuo degustare insieme ai ristoratori, agli enotecari, eccetera, ci consente anche di rimanere sempre sul pezzo, di riuscire a capire un po' anche il gusto delle persone, se è ben apprezzato come vino, se dobbiamo migliorarci. Chiaramente in quello Lorenzo è sempre alla ricerca del punto di miglioramento infinito e tende sempre al rialzo. Insomma, l'impegno che ci mettiamo in azienda è molto, sia nella parte di ricerca, di studio, di sperimentazione, che poi in quella di produzione. Tra l'altro io so che voi, soprattutto tuo marito, siete proprio un punto di riferimento, no? per tutta la zona, perché lui comunque so che fa docenza, che presiede insomma ad altre realtà che sono qui nei Castelli, altre aziende vinicole. Lui fa l'enologo, per cui segue tutta una serie di realtà, e uno dei più grandi complimenti che mi è capitato di sentir fare su Lorenzo è stato quello che, anche producendo diverse tipologie di Frascati, perché segue 6-7 aziende, i prodotti fatti da lui, ovvero dalla stessa mano, sono tutti differenti. Questo cliente mi disse proprio questo, dice: ma come, lo stesso enologo e ogni azienda fa un prodotto diverso? Perché Lorenzo riesce a mettere insieme quello che è la tipologia di terreno, l'indicazione del produttore, perché poi ogni produttore ha la sua idea di produzione, e trovare il meglio che da questo connubio può uscire fuori. Beh, come si dice, lui essendo così bravo in questo riesce a cucire poi un vestito su misura per ogni realtà, e questa, certo, è una cosa molto molto bella e molto importante. Però vorrei passare anche adesso la parola a tua figlia, che già abbiamo avuto modo di sentire prima, che non si dovrebbe dire, ma stranamente, visto che parlavamo del fatto che comunque voi per primi assaggiate i vostri vini, no? Anche per prima di farlo provare al consumatore finale o al cliente, perché voi per primi volete sentire com'è la qualità del prodotto finito, come riesce, eccetera. So che però lei non beve molto, quindi insomma non è non sarebbe da dire, perché insomma essendo siamo una famiglia di bevitori, ma siamo una famiglia di degustatori. E siete degli intenditori, quindi volevo chiedere a lei come vive questa esperienza. La vivo sotto un altro punto di vista, nel senso, non mi occupo della campagna, non mi occupo della parte commerciale,
ma mi occupo dell'accoglienza in cantina, quindi tutto ciò che riguarda un po' l'ospitare, il far degustare, il far conoscere, il presentare la nostra realtà ad altre persone. Quindi ecco, mi occupo della comunicazione, dei social, di tutti i turisti che vengono qui in cerca di un... un'esperienza. Esatto, di un'esperienza enogastronomica sul territorio. Bene, quindi diciamo che ognuno ha il suo ruolo. Sì. Quindi è come praticamente una macchina con i suoi ingranaggi e tutti funzionano perfettamente affinché la macchina poi possa camminare. Eh sì. Ok, io vi ringrazio per averci fatto assaggiare i vostri vini, che devo dire sono deliziosi, e vi ringrazio per questa visita che ci avete fatto fare nella vostra cantina, nel vostro vigneto, per la vostra ospitalità, per la vostra gentilezza, per la vostra cortesia che vi contraddistingue, perché veramente devo dire che sono stati dei padroni di casa eccellenti e deliziosi. Quindi veramente facciamo un brindisi a Cantina Villa Simone, anche se non si può, anche se non si può, e alla salute di tutti voi.